Io ad oggi sono, vabbè, l'amministratore delegato di My Governance ed è la società che serve a digitalizzare i flussi approvativi. Però prima ero un avvocato ed ero responsabile affari legali di una multinazionale americana. Lo sono stato negli ultimi 3 anni e dopo, diciamo, 2 anni di ingresso in questa società sono stato nominato DPO per il gruppo. E quindi mi sono dovuto interfacciare anche alla necessità per la società di dover far firmare documenti a tutti i dipendenti. Per non parlare poi dei fornitori e dei clienti. Allora ho cominciato a cercare dei software che permettessero di digitalizzare non la firma, perché per quello ce ne sono, però digitalizzare la firma equivale a sostituire la firma su un pezzo di carta. Però immaginate di dover collettare tutti i moduli firmati anche digitalmente. Diventa complicato perché io ti mando un documento e voi mi dovete tutti rispondere con la stessa magari mail o la stessa PEC. E io devo collettare su un file Excel, magari come dicevo prima, tutti i consensi, per esempio per il marketing che la società fa nei confronti dei dipendenti. Enrico prima parlava del fatto che le nuove normative devono essere un supporto, devono essere di aiuto alle società, anche per cambiare, per avere una sorta di spinta per modificare tutto quello che stiamo facendo all'interno delle nostre società. Il GDPR, almeno per come la vedo io, non è semplicemente un aver modificato l'approccio, quindi a questa accountability, ma anche una sorta di supporto e di conoscenza che la normativa vuole dare a tutte le persone al fine di digitalizzarsi. Quindi se noi vogliamo ad oggi acquistare online, siamo molto più tutelati di prima e lo saremo sempre di più. Perché? Perché tutte queste normative, tutta questa consapevolezza che questa normativa ci dà è fondamentale. Immaginate, entrando nello specifico di quello che facciamo noi, di dover far approvare un documento standard, magari un contratto per tutti coloro che fanno marketing all'interno della società, oppure un'informativa privacy, o un codice etico. Ad oggi come lo facciamo? Solitamente o in maniera cartacea, come dicevamo prima, ufficio legale, e io venivo da un ufficio legale, ha necessità di una firma cartacea. Oppure prendiamo questo documento, lo scannerizziamo, lo alleghiamo a una mail e lo mandiamo a tutti i dipendenti. Immaginate l'informativa privacy che avete firmato prima, no? Qui fuori per la liberatoria delle immagini. L'abbiamo firmata in maniera cartacea. Perché? Perché non abbiamo degli strumenti che permettono di farlo in altro modo. Noi abbiamo proprio per questo creato questo software che serve a digitalizzare i processi approvativi documentali. Quindi io carico un documento a sistema, che può essere firmato digitalmente o meno, e una volta che lo carico, seleziono i destinatari e lo invio. Quando lo ricevo, io dipendente, cliente, fornitore, con un semplice clic, ritorniamo al clic, posso approvare i documenti che ho ricevuto. Questo permette alla società di verificare esattamente tutti i processi, quindi io so esattamente chi ha approvato e chi non ha approvato, e quelli che non hanno approvato in automatico vengono sollecitati dal sistema. Un esempio classico che facciamo è quello del direttore di risorse umane o dell'ufficio HR in generale, che al newcomer, al nuovo, diciamo, nuovo dipendente, deve consegnare un faldone di documenti come l'informativa privacy, il codice etico, le procedure sulla sicurezza, quelle informatiche o per l'utilizzo di sistemi tipo il cellulare o il computer aziendale. Poi richiedo una firma su un pezzo di carta a questo dipendente, prendo questo foglio e lo archivio. Nei processi umani solitamente ci si può dimenticare, no, di far firmare un documento, perché quando c'è un uomo che deve fare un'attività, soprattutto magari una persona dell'ufficio risorse umane che è straoperata, 2000 attività da fare, magari si dimentica di richiedere una firma sul documento. Oppure invio l'informativa privacy a tutti i dipendenti e poi magari dimentico di compilare il file Excel con scritto sì, ho ricevuto il consenso. Poi non so se avete altri strumenti in azienda, a parte richiedere la firma cartacea o mandare il documento via mail, che volete condividere con noi. Magari anche HP, no? Essendo una società che dovrebbe essere 100% digitalizzata, purtroppo per motivi interni o per questioni normative, o per questioni, perché poi le aziende più grosse sono, più hanno problemi anche internamente a gestire i flussi documentali o la digitalizzazione dei processi. Io, in tutte le aziende dove siamo stati, ad oggi non abbiamo trovato nessuno che gestisca le informative privacy in maniera digitale, o anche l'approvazione dei codici etici. Nella migliore dei casi viene preso un codice etico caricato su una intranet aziendale,
e si chiede alle persone di andare a visionare questo documento. Però questo virtuosamente non è una cosa che una multinazionale può fare, secondo me. Cioè, stiamo parlando di, per esempio, non voglio fare il vostro nome, Microsoft. Microsoft non può permettersi di caricare un documento su una internet aziendale e dire ok, andate a vederlo, per me è approvato. Non esiste. Se vogliamo in causa, non andiamo in causa, ma se dovessimo andare in causa, secondo voi quel documento è realmente approvato? Secondo me no. E non ve lo dico per magari, ma ve lo dico come avvocato. Questi sono alcuni dei documenti che i nostri clienti fanno circolare attraverso MyGovernance. Non vi parlo della privacy perché ne abbiamo parlato fin troppo, però effettivamente tutte le informative, le nomine, sia degli incaricati che dei responsabili, possono essere circolati tramite MyGovernance. Immaginate di dover mandare i terms and condition di vendita a tutti i vostri fornitori. Magari HP ha 60.000 fornitori, forse, un po' meno, però insomma è difficile collettare una firma o un'approvazione di un documento. Io lavoravo nella GDO, in una società che faceva diciamo, beni di largo consumo, ed effettivamente è impossibile nella GDO richiedere l'approvazione di terms and condition, perché va tutto talmente veloce che noi ci preoccupiamo di firmare gli sconti. Però poi le questioni legali, magari, che su un pezzo di carta diciamo, diventa difficile perché devo firmarlo, scannerizzarlo, rimandartelo, e secondo me non ha neanche valore una scansione fatta via mail, a meno che insomma, non ci sia un tracciamento di qualcosa, o non venga firmata digitalmente, venga inviata in maniera, diciamo, tramite PEC. Noi attraverso questo sistema possiamo caricare i terms and condition all'interno di MyGovernance, selezionare tutti i fornitori e con un clic mandarlo a 40.000 fornitori. Questi 40.000 fornitori vedranno il documento, eventuali domande inserite all'interno dello stesso documento. Immaginate di dover richiedere, per esempio, un codice fiscale. Posso inserirlo. Posso inserire la richiesta del nome e cognome del documento o quant'altro. Insomma, io posso digitalizzare tutta l'approvazione documentale. Immaginate anche la governance societaria, ad oggi tutte le società lo fanno ancora via mail. Siete convocati all'organismo di vigilanza, siete convocati all'assemblea dei soci. E io poi devo collettare le risposte di tutti i partecipanti, però, magari con un Excel, veramente a penna, stampandomi i peli, dicendo che okay, questo. Io ho fatto questo per 10 anni, quindi ho avuto veramente problemi, soprattutto, ma non perché è difficile farlo, perché non abbiamo il tempo di farlo. E perché devo farlo se posso permettere a un software di farlo a posto mio? La formazione io diciamo, ci tengo a sottolinearlo perché la formazione è obbligatoria per legge. Immaginate la sicurezza. Tutte le società sono obbligate a fare formazione sulla sicurezza. Come la facciamo? In aula, solitamente. Poi le aziende ultimamente però ci sono anche moltissime che la fanno anche online. Però quando la facciamo in aula, per esempio, che richiede la partecipazione ad un corso, mi devo ricordare di far firmare a tutti i partecipanti il foglietto della presenza. Quante volte qualcuno firma perché va a prendere un caffè o arriva in ritardo? Anche questo è possibile digitalizzarlo. Inoltre abbiamo creato un software che permette, sempre all'interno di MyGovernance, che permette la segnalazione degli illeciti. Da gennaio di quest'anno è obbligatorio per legge avere un canale informatico che permetta di segnalare illeciti all'interno delle società. Cosa vuol dire? Che se io vedo un collega che compie un atto illecito all'interno della società e io ho il modello 231, sono obbligato per legge a dotarmi di questo canale informatico. Noi abbiamo realizzato questo software che permette proprio questo. Come funziona? Io accedo al sistema, faccio la segnalazione, l'organismo di controllo la riceve e parte della procedura. Quindi ad oggi è stato escluso che la mail, solitamente c'era una mail tipo segnalazione chiocciola oppure odv chiocciola società.it. Questo non vale più, ad oggi bisogna dotarsi di uno strumento informatico. Tornando a MyGovernance, come funziona? Io accedo al sistema, io sono la società, sono l'HR. Creo il documento a sistema, quindi inserisco policy, informative, codici, che possono essere semplicemente scannerizzati e inseriti al sistema come lo facciamo solitamente. Lo invio a tutta la popolazione aziendale o a parte di essa. Io utente, quindi il ricevente, non ricevo il documento via mail. Proprio perché noi dobbiamo garantire, senza anche del CAD, il codice dell'amministrazione digitale, il flusso informativo. Quindi dobbiamo garantire che
diamo certezza all'approvazione documentale, quindi niente può uscire dal software. Ricevo le credenziali di accesso, accedo al sistema e accetto. Questo ovviamente tiene traccia dell'avvenuto completamento. Nel momento in cui io approvo un documento, mi si genera un certificato dove mi fa vedere il documento che approvo, le domande a cui ho risposto, se ci sono domande, e in più la società ha semplicemente un pallino verde, un pallino rosso, per effettivamente capire se c'è ancora qualcuno che deve approvare il documento o no. Se mi dimentico di approvare il documento, come può succedere anche nelle migliori aziende, il software in automatico ti sollecita. Quindi, insomma, non si scappa. Ovviamente questo garantisce velocità, perché farlo in maniera cartacea è ad oggi lento, nel 2018 non ci si può permettere di non digitalizzare i processi. Immaginate all'ingresso, no? Qui anche in HP, ma sono stati in voce all'uomo la settimana scorsa, ho lavorato in Colgate, Anika, Brembo, insomma, nessuna di queste società ad oggi ha digitalizzato la firma all'ingresso. Cioè ad oggi, nel 2018, ancora chiediamo alle persone di darci un documento d'identità e compilare a manina il modulo. Non va più bene. Noi abbiamo realizzato una soluzione anche per questo, proprio perché bisogna digitalizzare i processi interni. Tutte le società verso l'esterno sono fantastiche, quindi ci preoccupiamo dei nostri clienti, dei nostri distributori, dei nostri fornitori in maniera eccelsa, però internamente verso i nostri dipendenti non abbiamo cura. E secondo me, questo aspetta più che altro a chi si occupa di risorse umane. È l'HR che deve fare questa battaglia, di voler dare una possibilità anche di consapevolezza, no? Immaginate, ritorno all'esempio di prima, noi consegniamo 100 documenti all'ingresso del nuovo dipendente. Mettiamo che lui li studi, li approvi, li mette nel cassetto e poi la prima pulizia lo butta. Io come faccio a recuperare quello che ho firmato e a sapere quello che ho firmato? Sulla governance c'è tutto un elenco, tutto uno storico di documenti che ho firmato. Quindi con un clic, ripeto, è possibile visionarli. E questo ovviamente dà certezza alle società. Siamo certi che i documenti abbiamo approvato. Io faccio sempre un esempio. Ero in azienda e stavo distribuendo le informative privacy. Finiamo la distribuzione delle informative privacy, 2 mesi e mezzo. 2 mesi e mezzo per firmare un documento. Ah, follia. E ovviamente 2 mesi e mezzo, ma non tutti l'hanno firmato. 2 mesi e mezzo è quando abbiamo detto ok, chiuso. La settimana dopo siamo ripartiti con questi 2.400 documenti da firmare, non era più l'informativa privacy, ma era la nomina incaricata del trattamento. Il 70% delle persone hanno risposto: no, io l'ho già firmato. No, quella era l'informativa privacy, questa era la nomina incaricata. Però non avevano il foglio per verificare anche la differenza. Quindi in questo modo, avendo un oggetto diverso nel documento da approvare, è anche abbastanza semplice. Queste sono questioni tecniche, magari più tecnici. Insomma, noi ci appoggiamo su Microsoft Azure come. Ne parlavamo prima con loro, ai sensi del GDPR. Noi siamo obbligati per legge a nominare Microsoft responsabile del trattamento. Come faccio io, My Governance, a contattare qualcuno in Microsoft per farmi firmare il documento? Questo è un problema effettivo che abbiamo. No? Immaginate Drive, Google Drive, Dropbox, quando carichiamo i documenti come società. Dobbiamo nominare questa società responsabile del trattamento. Io sto avendo difficoltà. Non so se in HP avete qualche suggerimento per contattare una manager come voi, no? Perché o scrivo al. Io lavoravo in un'azienda multinazionale americana e quindi solo quando scrivevano al consiglio di amministrazione si muoveva qualcosa. Però scomodare un CDA o un organismo di vigilanza per la richiesta di una firma, di una nomina responsabile privacy, forse è un po' troppo. Ovviamente protezione, perché tutto questo è gestito tramite credenziale univoco, che è possibile anche inserire un codice OTP come per le banche, per l'approvazione documentale, e in più ovviamente è sostenibile. Per un'azienda multinazionale è fondamentale, no? La riduzione della carta all'interno della società è uno dei pilastri. Cosa serve MyGovernance oltre che a celerizzare il tutto, a velocizzare il tutto? Serve anche a risparmiare, perché abbiamo calcolato che una società con 75 dipendenti, calcolando, Pietro, aiutami, il nostro direttore commerciale, abbiamo calcolato 5 minuti a settimana, che sono più o meno 4 ore e mezzo l'anno. Queste 4 ore e mezzo l'anno, calcolando una media di 40 euro l'ora a dipendente, sono 200 euro. Se abbiamo 1.000 dipendenti, sono 200.000 euro. Insomma, è un calcolo abbastanza semplice, però è fondamentale, perché il tempo impiegato in società è importante,
soprattutto cercare di indirizzarlo verso qualcos'altro. Se io non devo stare lì a raccogliere la firma o le varie firme, a collettare le varie firme di tutti quelli che hanno approvato, posso fare altro. E in società chi non è bravo alzi la mano perché mi sembra abbastanza semplice. Come dicevo prima, da gennaio è obbligatorio per tutte le società che hanno la 231 dotarsi di questo software che gestisce le segnalazioni degli illeciti. Infatti noi abbiamo creato questo software che praticamente traccia tutti i flussi tra l'organismo di vigilanza e i segnalanti. Questo ovviamente garantisce riservatezza e può garantire anche anonimato. Solitamente le persone si confondono tra riservatezza e anonimato, almeno i nostri clienti abbiamo visto che c'è un lack purtroppo di cultura giuridica in questo caso, perché è effettivamente difficile capirlo. Riservatezza e io garantisco che la segnalazione che venga fatta non viene divulgata. È una sorta di GDPR, no? Bisogna garantire di non divulgare le informazioni che riceviamo. Quindi io, organismo di vigilanza, ricevo la segnalazione, non devo comunicare, non devo dare i nomi, il cognome o il codice fiscale del segnalante a esterni. Allo stesso modo, invece, o meglio, d'altra parte, invece l'anonimato è proprio escludere qualsiasi riferimento personale. Noi abbiamo inserito entrambe le possibilità all'interno di My Whistleblowing, proprio per dare certezza alla segnalazione. Ad oggi, ripeto, ci sono questi indirizzi mail a cui si invia una segnalazione all'interno della società, che però purtroppo spaventano i dipendenti. Se io sono un dipendente di My Governance e devo fare una segnalazione nei confronti del nostro buon Pietro, come la faccio ad oggi? Via mail. Però se io faccio una segnalazione nei confronti di Pietro, magari all'organismo di vigilanza, e l'organismo di vigilanza vuole insabbiare il tutto, può farlo, perché alla fine la segnalazione non viene, può essere semplicemente cestinata. O se vuole inoltrarla a qualcuno, per esempio l'amministratore delegato, può farlo, però andando, diciamo, contro il dettato normativo. Questo software garantisce appunto tutta la tracciabilità del flusso della segnalazione. Questo è uno screenshot del software, dove ci sono dei campi obbligatori che vengono segnati dal rosso, dall'asterisco rosso, e degli altri campi no, comunque seguono le linee guida ANAC. Quindi è abbastanza semplice andare a compilare i campi, e sono quasi tutti campi obbligatori proprio per evitare che vengano fatte segnalazioni tanto per. Accountability, come abbiamo detto prima, è una delle parole fondamentali da GDPR, e serve, diciamo, GDPR cosa modifica rispetto al codice privacy che avevamo prima? È il fatto che io devo dimostrare di aver fatto qualcosa. Nel momento in cui una società, un ente di controllo, immaginiamo il garante privacy, venga nelle vostre società e vi dica: mi dimostrate che avete adempiuto alla normativa sul GDPR? Come fate? Prendete i pezzi di carta e dite: questi sono i miei pezzi di carta, controllate e verificate. No, devo essere io a dimostrare. Qui devo essere io a dimostrare che ho fatto firmare tutte le informative a tutti i dipendenti. Ci hanno nominato incaricati, se possono, diciamo che oramai questi incaricati forse non ci sono più, però per quello che voglio far capire è che l'accountability è importante, nel senso che sono io a dover dimostrare di aver compilato il registro del trattamento. Come lo compilo il registro del trattamento? Ad oggi lo compiliamo su un file Excel, tutti. Secondo me è sbagliato. Il registro del trattamento deve essere semplicemente. Il registro del trattamento sono delle domande da sottoporre ai vari responsabili, interni e esterni, agli incaricati, eccetera, ai soggetti che gestiscono determinati dati. Se io digitalizzo questo processo attraverso un software, quindi non devo ricordarmi di fare le interviste telefoniche alle varie persone e segnarmi cosa stanno rispondendo, in automatico creo il software, creo le domande all'interno del software e ogni mese, ogni 6 mesi, quando riteniamo, partono queste richieste. Insomma, l'accountability è importante e bisogna dimostrare effettivamente di aver adempiuto al dettato normativo, sia in termini di GDPR che in termini soprattutto di whistleblowing, visto che essendo collegata alla 231 ci sono anche rischi penali, e non avere un software che gestisca il whistleblowing permette anche, potrebbe causare la non validità del modello. Grazie. Grazie mille Davide. Allora,
Raccontami anche un'altra cosa, perché poi c'è un tema, sarebbe carino anche, no? Capire voi come state agendo sotto questo aspetto, nel senso che è ancora tutto cartaceo, ancora tutti gli aspetti che vi hanno messo in una condizione di dover costruire, no? Il nuovo GDPR con tutte le varie procedure. Come l'avete fatto? Siamo in una situazione ibrida, nel senso che in quanto società, insomma, anche abbastanza evoluta, l'aspetto cartaceo è tenuto sotto controllo. Quello che non è tenuto sotto controllo è l'aspetto fogli Excel, che di fatto poi sono estremamente diffusi, ed è lo strumento tipico con cui lo strumento di ausilio dei processi, della realizzazione di procedure o processi o l'implementazione di procedure. Ho visto per esempio la parte della contrattualistica, quella sicuramente è stata digitalizzata, altri aspetti no. La parte della legge 231, sicuramente a livello di formazione e al knowledge della formazione ricevuta dai dipendenti, è sicuramente digitalizzata, non ci sono più fogli registri cartacei o addirittura fogli Excel, è tutto acquisito dalla piattaforma di Learning. All'ingresso abbiamo ancora la firma, che peraltro espone dei dati, perché io che entro in un'azienda e mi metto, compilo il mio rigo di presenza, vedo chi ha acceduto precedentemente. Quindi ci sono degli aspetti di privacy che ancora non sono completamente indirizzati. Darla. Noi abbiamo un sistema ibrido. Per quanto riguarda la contrattualizzazione, è tutta digitalizzata, anche se non abbiamo un sistema di alert. E io, in particolar modo, ogni venerdì devo verificare chi ha approvato il contratto e chi meno. Quindi perdo più di 4 ore a settimana al mese. Per quanto riguarda la formazione, invece, ancora diciamo cartacea, anche perché la sede romana ha pochi dipendenti, quindi diciamo abbiamo ancora avuto un impatto importante da questo punto di vista. La informativa invece l'abbiamo inviata ad una tutti i nostri user, quindi siamo in una situazione diciamo di dover implementare in maniera di ottimizzazione del sistema, soprattutto per il legale che se ne occupa, perché indubbiamente a volte si perde notevole tempo che potrebbe essere investito in altro. Il fattore del tempo diventa, no, anche un tema centrale su questo. E poi, no, magari tutti questi processi, no, riuscire a digitalizzarli tutti ti mette un po' nella condizione, da una parte a far vedere, no, non esporre quei dati sensibili che spesso vengono fatti e vengono comunque esposti, piuttosto a poter facilmente tracciare tutto e avere un sistema di. Ed è interessante quando si affrontava sia il tema della formazione che di altro. Di poter dire, magari quel soggetto ha già firmato il codice etico rispetto a determinate procedure, non deve rifirmare il codice etico, deve firmare altri documenti. Ma avere questa tracciabilità, se c'è un sistema magari che ti semplifica e te lo dice, magari è più facile, corretto? Assolutamente. Immaginate anche l'aggiornamento del codice etico, diciamo che è la cosa peggiore che possa succedere in azienda. Perché? Perché il legal aggiorna il codice etico e poi chiede magari al direttore di risorse umane di farlo circolare verso tutti i propri dipendenti. E io, direttore di risorse umane, che ho 200 miliardi di cose da fare, devo trovare il tempo di capire come farlo, andare a gestirlo, circolarizzarlo, farlo firmare e riceverlo. Oppure, ripeto, caricarlo su una intranet aziendale, ma anche caricarlo su una intranet aziendale, magari sono una multinazionale, non posso farlo io. Devo scrivere, insomma, a Londra o in Svizzera, alla mia casa madre, o a Madrid o a Barcellona, insomma, è abbastanza. E anche a livello di multinazionale c'è un tema anche di armonizzazione, no? Cioè, la capacità di poter far sì che tutte le policy che circolano e tutti gli elementi siano garantiti attraverso un unico sistema che garantisce appunto il fatto che tutti quanti hanno firmato determinate policy, che tutte rispecchiano quelle che sono le attività della Comunità Europea o non rispetto alle varie policy. Soprattutto in ottica di multinazionale, immaginate che un dipendente debba cambiare ufficio. Se io cambio ufficio sono soggetto a firmare diversi documenti, no? Perché magari l'informativa privacy è specifica per quello ufficio, vado a lavorare in stabilimento. Insomma,
in automatico io sposto una persona da un gruppo ad un altro e questo riceve nuovi documenti da approvare, oppure carico un codice etico e tutti i dipendenti che hanno già approvato il codice etico si trovano la versione 2.0 da approvare. Insomma, io non penso che una società, soprattutto una multinazionale, ad oggi possa non avere un sistema che poi non My Governance, magari, ma altri sistemi se ne trovate, secondo me non esistono. Però, ripeto, secondo me è fondamentale avere un sistema che gestisca e tracci le comunicazioni, soprattutto nell'ottica delle sanzioni anche del GDPR, perché sono io che devo provare di aver adeguato tutti i sistemi. Quando entri io devo dimostrarti con un click, perché di quello si tratta, io devo dimostrarti in maniera facile che mi sono adeguato alle normative. L'abbiamo fatto? Perfetto, l'abbiamo fatto tutti. Tutti hanno mandato le informative, quasi tutti hanno raccolto il consenso. Un'altra cosa banale, che io poi, diciamo, da legale me ne sono sempre accorto, in tutte le aziende dove andavo a lavorare, mandavano le informative privacy, le mandano tutti. Però poi, qual è la società che non fa marketing nei confronti dei propri dipendenti? Cioè, chi è che non manda una mail per dire che abbiamo fatto un nuovo software, per dire che abbiamo fatto un nuovo evento e che stiamo sponsorizzando il nuovo evento del GP? L'abbiamo chiesto il consenso privacy, il consenso marketing, quindi per profilare i nostri dipendenti? Perché questo lo facciamo purtroppo ed è una cosa che manca. Quindi, oltre ad aggiornare l'informativa privacy, però dovremmo riaggiornare perché non abbiamo inserito il consenso privacy, per il marketing dobbiamo, insomma, digitalizzarlo per velocizzare.